Ragazzi, giornata triste, giornata cupa, notte difficile, ma avanti, forza e avanti ragazzi, non è ancora finita, non è ancora finita, troppo, so, lo so, c'è il pessimismo, so che forse anche fin troppo, sapevamo che sarebbe stata difficile, perché non... vincerle tutte era veramente difficile, non mi aspettavo la sconfitta, vi dico la verità. A me ieri, sinceramente, l'Inter non è dispiaciuta. Purtroppo siamo tornati, abbiamo fatto un passo indietro dove c'erano quelle partite che facevamo una marea di azione e non segnavamo mai, dove abbiamo concretizzato veramente poco, perché sull'1-0 noi abbiamo avuto tantissime volte la possibilità di poter fare il 2-0, però non ci siamo riusciti, manca l'attaccante killer, ragazzi, sono sempre i soliti discorsi, però non è ancora finita. Io vi dico il mio punto di vista, secondo me con l'Udinese la partita dove è chiave, con l'Udinese ci dirà se abbiamo definitivamente abbandonato il discorso scudetto o ci può essere ancora qualche possibilità. Perché vi dico questo? Allora, partiamo un po', andiamo un po' in ordine. Noi con questa sconfitta abbiamo ridato, diciamo, abbiamo moralmente portato alle stelle il Milan, perché comunque loro adesso il destino è nelle loro mani, ma il Milan saprà reggere la pressione, ragazzi, il Milan saprà reggere la pressione, lo vedremo, vediamo se sono capaci di reggere la pressione. Credo che con la Fiorentina domenica possono vincere, questo sì, che la Fiorentina sembra già in vacanza, non è la Fiorentina di qualche partita fa, la Fiorentina veramente strana, però il calcio sappiamo che ci dà sempre delle sorprese, dobbiamo sperare che la Fiorentina faccia una buona partita a San Siro, ma noi adesso dobbiamo pensare a noi ragazzi, a prescindere da quello, perché noi giocano prima loro, noi potremo andare a Udine dove il Milan ha 5 punti più di noi se vince con la Fiorentina, per quello vi dico, per me l'Udinese è importantissimo, se noi riuscissimo a vincere a Udine, ragazzi, io vi dico che c'è fortemente ancora una possibilità, perché comunque il Milan ha da affrontare Verona, dopo Sassuolo, Verona, in ordine Verona, Atalanta, Sassuolo. Tre partite, è vero, potrebbero essere anche tre partite scontate, perché le tre squadre magari non hanno più niente da chiedere, però anche il Bologna ieri, nonostante tutto, perché il Bologna ha fatto un ottimo campionato, è salva praticamente, però ha dato l'anima, però ieri abbiamo perso più per i nostri demeriti che meriti loro, ragazzi, bisogna anche essere onesti, noi abbiamo perso più per demeriti nostri, perché se tu la partita la chiudi, era partita in discesa dopo 4 minuti, 1-0 per noi, purtroppo non l'abbiamo chiusa, come spesso quest'anno è capitato. Però cosa facciamo ragazzi adesso? Ci abbattiamo, piangiamo, glielo diamo subito vinto, lo scudetto, gli diamo così, lo facciamo vincere facilmente al Milan? No, dobbiamo lottare fino alla fine e crederci, perché comunque la matematica non ci ha ancora condannato. E io credo vivamente che il Milan possa fare un passo falso. Certo, l'Inter deve sperare in una sconfitta nel Milan, meno, perché comunque anche a pari punti lo vincono loro. 4 partite il Milan dovrebbe fare, o un paio di sconfitte o una sconfitta o un pareggio, e noi vincerle tutte, per quello dico è difficile, ma dobbiamo crederci, noi dobbiamo vincerle tutte, non abbiamo altri risultati. Queste ultime 4 partite noi dobbiamo vincere tutto. Purtroppo c'è la Coppa Italia, per un coglione, ma non perché ben venga la Coppa Italia, una finale dopo 11 anni, ma non era da fare, la prima volta che vedo una Coppa Italia giocata ancora a stagione in corso, di solito, scusate, a campionato in corso, di solito si fa a fine campionato, però vabbè, anche quest'anno con questi calendari che hanno fatto su tante di quelle porcate, stronzate, che vabbè, prendiamo atto, andiamo avanti. Ragazzi, sono giù moralmente anch'io, sono giù moralmente perché ci credevo, o meglio pensavo veramente di non perdere a Bologna, però è andata così, ci credo ancora, ho ancora speranza ragazze, ho ancora speranza, naturalmente,
normale, ci credo un po' meno, ma voglio crederci. Voglio crederci perché devo crederci, ragazzi, perché la matematica non ci condanna, ve lo ripeto. Per me Udine è l'ultima speranza. Noi a Udine dobbiamo vincere, non sarà facile, ci manca anche Cialanoglu. Vediamo cosa ci si inventerà il mister Inzaghi. Però ragazzi, forza, su, tiriamo sul morale, sosteniamo la squadra e dopo tiriamo le somme. Domenica ne sapremo di più. Se noi, se il Milan vince e noi pareggiamo, perdiamo, allora lì ragazzi alzo bandiera bianca, perché praticamente è quasi impossibile. Ma se noi andiamo a vincere a Udine, perché per noi Udine adesso diventa fondamentale, lasciamo perdere cosa fa il Milan. Dopo le ultime tre partite sono una battaglia, perciò forza ragazzi, forza. Vi saluto, al prossimo video.